Ormai manca sempre meno tempo all'uscita di Pokémon Sole e Luna ed ormai le informazioni che possediamo sono sufficienti per poter anche smettere di creare teorie. Eppure rimangono ancora innumerevoli i misteri riguardanti Pokémon, ultra creature e personaggi presenti ad Alola. Oggi in questo video ci occuperemo di un particolare Pokémon, ossia il celeberrimo Marshadow. Chi è questo Pokémon e cosa rappresenta? Scopritelo in questo video. Partiamo da un presupposto. Marshadow, guardando il Pokédex leakato dalla demo, si trova in una posizione molto particolare. Difatti non sembra essere il terzo membro del trio, ma risulta separato dai tre leggendari, un po' come i vari Mew, Celebi e via dicendo. Detto ciò, passiamo allo step successivo. Cosa rappresenta allora questo Pokémon? Bene, noi abbiamo sempre associato Marshadow al pianeta Marte, considerando appunto la radice del suo nome, il che sarebbe perfettamente plausibile, ma esiste anche un'altra ipotesi sulla quale si baserà l'intera teoria. Esaminando infatti i nomi di Solgaleo e Lunala, possiamo notare come sembrino presi dal latino, se non dallo spagnolo. Letteralmente sarebbero dunque Leone del Sole e Ala della Luna. E con ciò, avete mai pensato all'ipotesi che il Mar, che precede Shadow nel nome del Pokémon, non sia nient'altro che la parola mare? In questo modo risulterebbe ombra del mare. Se ci pensiamo, difatti, ai pianeti sembrano essere state associate le ultra creature, in particolare Marte sembra essere collegato ad Uccizer 2 Expansio. Quindi, perché anche Marshadow dovrebbe esserlo? Torniamo però al nostro ombra del mare. Cosa potrebbe avere di così speciale un semplice mare? Beh, potrebbe non trattarsi di un mare qualunque, ed ecco che ci gettiamo di nuovo nella mitologia Pokémon. Esistono difatti moltissime idee su cosa ci fosse prima della creazione dell'universo, ma una di queste si lega a questa mia teoria. Infatti, secondo l'italiano Gabriele Veneziano, antecedentemente alla creazione del mondo, vi era un immenso mare nel quale il tempo e lo spazio non avevano una concezione ben definita. Ecco qui che Marshadow passa ad indicare ciò che preesisteva al mondo, in pratica il non essere. Chiariamo un po' meglio però questo concetto. Nella filosofia greca antica, i vari filosofi si sono cimentati nello spiegare il rapporto tra essere e non essere, non riuscendo mai a risolvere quella che veniva chiamata aporia del divenire. Non approfondirò meglio l'argomento, ma sappiate che Archeus deriva proprio dalla parola arche, che venne più volte vista come l'elemento caratteristico di ogni materia, riassumendo l'essere. Che dunque Marshadow rappresenti quell'oceano caotico pieno di non essere. Del resto, il Pokémon sembra possedere il tipo fuoco, e nonostante tutto, non è assolutamente contraddittorio. Solgaleo, legato al sole, è debole al fuoco, Lunala, legata alla luna, è debole al buio. Così Marshadow, legato a questo mare, è debole all'acqua e presenterebbe il tipo buio che rappresenta l'oscurità, e quindi il vuoto. Infine, riprendiamo il nostro leaker cinese. Questo disse che Marshadow avrebbe avuto un tipo unico, ma sappiamo che molto spesso i leaker nascondono sempre la verità dietro alcuni indizi più o meno celati. Noi conosciamo ormai tipo 0 e la sua evoluzione, un Pokémon da sempre soggetto a moltissime speculazioni. E se questo Pokémon non fosse altro che il tentativo non di ricreare Arceus, bensì la sua contrapposizione, il non essere, Marshadow? Un tentativo fallito, ovviamente, che ha prodotto un semplice Pokémon come molti altri. La creazione dunque di un Pokémon per ottenere ciò che preesisteva al mondo, in linea con gli obiettivi di molti team malvagi. Potrebbe essere incentrata su ciò la trama? Con le ultra creature, magari provenienti da un mondo parallelo nel quale non è mai nato il mondo, nel quale ha sempre regnato un oceano di caos e che bramano di riportare il tutto allo stato originale? Forse questo ragionamento potrà essere un pochino azzardato, ma comunque di certo affascinante. Io spero che questa teoria vi sia piaciuta, se è così invito a lasciare un mi piace, a commentare con la vostra qui sotto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Questa teoria è basata anche su un post di Reddit e quindi vi lascerò in descrizione il sito. E noi ci becchiamo in un prossimo video!